Oggi diamo di nuovo i voti a una chitarra, ma questa volta la chitarra è mia, quindi mi raccomando, nei commenti scatenatemi che voglio sapere cosa ne pensate. Questa è la mia personalissima Yamaha 611, vedete che è vissuta, ci ho suonato tanto con questo strumento, ci sono questi cosi verdi, qua manca una manopolina, adesso vi spiego tutto. È uno strumento che mi accompagna da tanti tanti anni, è uno strumento che per me ha un rapporto qualità-prezzo, ve lo dico già fin d'ora, pazzesco, ed è anche per questo motivo che l'avevo presa già all'epoca. È uno strumento che inizio a raccontarvi seguendo le nostre categorie, ormai le conoscete. Partiamo dall'estetica, andiamo alla costruzione, dopodiché il suono, la suonabilità e la versatilità. Queste categorie sono valutate da 0 a 10. Infine arriviamo al mio bonus che può dare da 0 a 5 punti per dirvi proprio la mia, se ve la consiglio oppure no. Partiamo quindi dall'estetica. Beh, estetica che vi posso dire, molto bello il top, come potete vedere in acero, e tra l'altro vi dico che questo strumento, secondo me, a posteriori forse potevo prenderlo di quel sunburst rosso che tende al giallo. Bellissimo, secondo me è proprio bello bello. A posteriori forse vorrei quella in realtà. Il manico è ben figurato, si vede proprio che ha un bell'acero figurato, un bel legno, con tra l'altro una verniciatura che mi piace perché è molto leggera, ma questo magari ne parliamo dopo, ma soprattutto dà questo color miele che mi piace moltissimo. Dietro si intravede anche il legno, qua non è, magari non so se si riesce a vedere in camera perché è appena appena visibile, forse un pochino sì, però si vede anche dietro appunto il legno. Per il resto, parlando di estetica, io lo so che qualcuno di voi storcerà il naso per questo e ne terrò conto nella mia valutazione, perché io lo so che a qualcuno non piace, ma vi rispondo anche che se proprio non vi piace il P90 con il copri pick up crema, vabbè, lo cambiate in 5 minuti con uno più scuro, nero, e tanti saluti e diventa tutta nera e via, però ne terrò conto. Per il resto, tartarugato, anche questo a me piace, ditemi voi nei commenti cos'è che ne pensate. È uno strumento che esteticamente ha la forma poi della classica pacifica di Yamaha, molto bella, molto bella. Le do 7 e personalmente le darei di più, però cerco di essere oggettivo e cerco di non spingermi troppo in là. A me piace anche molto il ponte, tra l'altro, con le sue sellette nere, un ponte particolare, appunto tipico di Yamaha nuovamente. Insomma, 7 meritatissimo. Passiamo alla costruzione. Beh, sulla costruzione diciamo che con Yamaha sono caduto in piedi quando l'ho presa e da lì negli anni a venire. Perché questo? Perché già all'epoca volevo una chitarra solida, volevo una chitarra ben costruita. Insomma, Yamaha da questo punto di vista è uno dei migliori marchi in assoluto proprio a livello di qualità-prezzo. Per cui, insomma, l'avevo già scelta all'epoca per essere uno strumento da portare tanto sui palchi, di cui fidarmi, uno strumento insomma che cercavo proprio per suonarci parecchio, come poi effettivamente è stato. Costruzione, partiamo dai legni, come vi ho già detto, acero per il nostro top, alder ontano per il body, qua dietro acero nuovamente per il manico, infine palissandro per la tastiera, grande classico. Mi piace molto, non ve l'ho detto prima, forse andava nell'estetica questa qua, la paletta che è matched con il top, per cui anche qua c'è uno stratino di acero che rende molto interessante il disegno della paletta, che appunto richiama quello del top. La costruzione continua con meccaniche che sono Grover, quindi tanta roba, pickup Seymour Duncan P90, e il Custom 5, che è molto bello, molto molto bello, splittabile. Qua le do il voto e poi vi spiego un attimo perché ci sono tutti questi cosi verdi, questi, manca il manopolino qua. Adesso ve lo spiego. Io, raga, per la costruzione le do 9, perché a questa cifra le Grover, i Seymour Duncan come pick-up, una costruzione veramente bella, solida, il manico che ci voli sopra, i tasti perfetti, posati benissimo, comodissimi, non troppo grandi. Qua dietro la verniciatura è pazzesca perché è morbidissima, è vellutosa proprio, è lucida, però non è di quel lucido che tendi un po' a incriccarti quando sudi. Tanta tanta roba. Per me è uno strumento bellissimo, bilanciato, le do 9 e tanti saluti, 9. Passiamo adesso a vedere perché gli ho messo prima dei suoni, perché gli ho messo sti cosi verdi. Sti cosi verdi nascono da un'esigenza che avevo quando suonavo molto, era cioè di poter accedere velocemente qua all'elettronica. Non ce n'è mai stato bisogno, ma quando sei in giro ti serve. E quindi che ho fatto? Se notate, non ci sono le viti, e l'unica vite, le uniche due viti sono questa qua e questa qua,
che da sole tengono su tutto il battipenna. Il resto del lavoro di tener fermo e lo fa il gaffa verde. Vedete che qua è alzato, però lo tiene fermo, qua pure, e questo l'avevo messo di bellezza o di bruttezza, ditemelo voi. Nei commenti, insomma, fatemi sapere cosa che ne pensate. Però era una chitarra che oltretutto, raga, questi qua verdi sono molto belli sotto le luci perché cambiano un po' colore, insomma, è una chitarra un po' per fare del casino con la party band, quindi mi sembrava a posto. Perché ho tolto la manopolina? Perché non mi trovavo nel muovere in su e in giù proprio la manopolina stessa per splittare il pickup al ponte, che peraltro suona molto bene, dopo ve lo faccio sentire. Comunque l'ho tolta e per me, agendo direttamente proprio sull'alberino, insomma, raga, è più comodo, non ci posso fare niente, a me piace di più e quindi ho fatto così. Vi fa schifo? È probabile che vi faccia schifo, però a me piace un sacco, la trovo comoda, è mia, no? E quindi, che volete? Me la sono personalizzata. Passiamo adesso ai suoni, perché vi voglio far sentire prima i puliti e poi i distorti, perché questo P90 mi ha fatto forse lui innamorare dei P90. Fatico un po' a suonare, stamattina stavo tagliando una pesca e mi sono tagliato mezzo dito, mannaggia a me, quindi fatico un pochino a suonare, però a maggior ragione suonerò delle cose semplici che vi permetteranno di capire per bene com'è che suona questo strumento. Il pickup al manico è veramente ottimo. E il pickup, il P90 appunto, al manico, è quello che mi ha fatto forse innamorare dei P90, me li ha fatti comprendere di più, suona. È un pick up bellissimo perché dopo sentirete quanto si riempie in distorsione, però è proprio morbido, caldo, tondo, se sentite. Cioè qua è proprio grosso così, proprio bello da suonare. Se vado al centro e splitto il pick up al ponte, raga, suono funk. Cioè, boh, è proprio in faccia, con un attacco bello bello, perde un po' di quella ciccia. L'ho fatta perdere apposta anche andando a splittare il pickup al ponte, insomma, la sto usando un po' come, appunto, con due single coil, un po' tipo una strata, un po' tipo una tele, no? Un po' quel mondo lì. Con un suono suo, mi piace molto anche sul funk, magari quello più anni 80, quello un po' più clean, quello un po' più pulito, sicuramente la direzione dello strumento in generale è quella. Questa sonorità è molto bella anche per tutti gli arpeggi che volete. Cioè, suona. Cavoli, c'ho il cerottino che tocca dietro. E lo faccio major 7. Sentite, bella morbida scampanellante. Se vado in giù e quindi riprendo il pickup al ponte completo, non splittato, invece suona così. Perde un po' di scampanellio, ma è sempre molto, molto, molto equilibrata, molto bella. Proprio bella. Anche il ponte è molto bello. Come potete sentire, il pickup al ponte è un po' chiuso, ma quando lo splittate diventa veramente molto interessante. Non tanto sui puliti, dove non riesco a consigliarvelo troppo, ma in generale un pickup al ponte sui puliti non riesco a consigliarvelo troppo, ma sui distorti. Quindi, Personal Jesus, questa volta col distorto. Cioè, capito? Sentite che bello che è. Vado al ponte questa volta, humbucker pieno. Cambiamo subito direzione. Qua è veramente rock hard rock, quello peso. Anche se ho poca distorsione, mi porta subito lì. Proviamolo con tanta distorsione.
sempre definitissima, questo fino a questa distorsione qua, che raga è tanta. Infatti mi ricordo che la usavo proprio in quest'ottica, cioè potevo riuscire ad avere un sacco di sound molto più scarni, molto più asciutti per tutto quello che era vintage, per tutti i medley più tranquilli e tutto un po'. Poi se dovevo spingere sull'acceleratore mi trovavo con questo suono qua nel momento in cui usavo l'humbucker al ponte. È comunque un po' scuro, però è bello compatto anche per quello. Il pickup al manico invece, il P90, da tradizione P90, quindi da single coil, ha proprio uno snap, un twang molto molto bello, molto accentuato. Bellissimo! Tra l'altro magari vi state chiedendo, ma perché questa parte qua del cerotto è lucida, sembra scotch? È scotch perché si apriva mentre suonavo, quindi effettivamente questo è scotch e sotto c'è il cerotto. Comunque avete sentito proprio a sbang, te lo trovi proprio nei denti, ed è molto bello questo sound anche per certe ritmiche, perché esce proprio tanto, è proprio grosso così di nuovo, senti che bello. Cioè, senti qua! Cioè, è grossa così, molto molto bella. Al centro vado di nuovo a splittare, perché la sonorità di nuovo si sfina un pochetto, però insomma, non così tanto. È un altro sound. Occhio alle alte che si fanno sentire di più. Mi sono chiesto tanto forse perché mi zica, aia, però avete sentito, va quasi in un'ottica Stevie Ray Vaughan. Magari con meno distorsione, però appunto quest'ottica qua, cioè c'è una varietà di suoni su strumento che fa spavento. E dopo magari ne parliamo meglio questo per dirvi ve lo dico dopo quando si parla della versatilità, però è uno strumento che no, dici cavolo, ma anche questo posso suonare qua sopra, cioè pure questa roba si può fare, non ha dei limiti particolari. E secondo me il punto di quando hai uno strumento che è così tanto versatile, e qua appunto vi dico ne parliamo dopo la versatilità, è il carattere. Però c'è qualcosa che ci viene decisamente in soccorso, ma ne parliamo dopo. Vi faccio ancora sentire una particina di assolo e così poi posso parlarvi un po' della suonabilità di questo strumento e assolo. Abbiate pazienza per un po' di sbavature, ma con i bending oggi è un po' complicata. Avete notato come giocando con manico e ponte si ottengano dei suoni che vanno dal morbidissimo all'aggressivo, ma di brutto. Il morbidissimo però, come vi dicevo, ha sempre un bell'attacco, proprio in virtù del fatto che è un P90, quindi single coil. Tanta roba. Voto, raga, 8.
bam, così, 8, senza passare dal via. Andiamo alla suonabilità. La suonabilità inizio quasi sempre a valutarla dal manico, perché poi è quello che effettivamente ti trovi a suonare, cioè le note qua stanno, no? E quindi iniziamo a parlare del manico. È un manico che è sottile ma non sottilissimo, è una C. È una, quindi è una forma proprio a C. I manici si dividono proprio per lettere sostanzialmente. Una C può essere molto molto sottile proprio perché è una C di questo tipo, oppure una C di questo tipo che si fa sentire un po' di più, o addirittura diventare come fosse una D rovesciata, quindi un bel manico grosso grosso. In questo caso è una C che sì, non è sottilissima ma non è sicuramente spessa. Per me è tra i manici più comodi che abbia mai provato, perché mi avvolge benissimo la mano qua dietro. Cioè proprio mi appoggio col pollice qua e mi trovo perfetto qui a starci comodo. Che vedo di proprio bellissimo. I tasti sono bassi ma non troppo, che per me è alti ma non troppo. I tasti troppo bassi non mi trovo mai bene, i tasti troppo alti danno un po' di problemi di intonazione, quindi da questo punto di vista mi trovo molto bene con la scelta che è stata fatta. Vabbè, svaso ovviamente per l'avambraccio. Controlli, molto comodi perché il pot del volume è qua. A mio parere il potenziometro del volume è un po' duro addirittura, ma secondo me dipende dalla scelta delle manopoline, che infatti qua ho tolto. Per me le manopoline sono sempre state un po' un problema, basterebbe cambiarle, non ci ho mai avuto voglia, mi trovo meglio con altre proprio. Qua fatico un po' a avere grip, però ripeto, è una cosa mia personale, ma ve la faccio presente. Quindi qua l'ho tolto per avere il push-pull comodo e qua invece vabbè l'ho lasciato, perché poi comunque per carità girare si gira. Tre posizioni, in posizione, scusate il gioco di parole, perfetta, perché ci troviamo comodissimi, non impattiamo contro il pot del volume nel momento in cui cambiamo la nostra sonorità. Vedete, sei qua che suoni, vai sotto, vai in su, tac tac tac, molto comodo. Ovviamente tre posizioni perché i pickup sono due. Quindi suonabilità per me a livello altissimo, grande comodità anche se volete arrivare a velocità molto molto elevate. È uno strumento che se lo può permettere, che ve lo vi permette di permettervelo, scusate il gioco di parole. Per me qua di nuovo, raga, un bel 8, perché è uno strumento comodissimo. Poi, ripeto, forse questa volta sono un po' di parte, perché è uno strumento che amo e che ho da molto tempo, però che ve devo dire, recensione a un certo punto ve la faccio io, i voti li do io. Se volete, però voi avete il vostro spazio nei commenti. E quindi andiamo sull'ultima parte, cioè la versatilità. Versatilità molto spesso vuol dire un po' mancanza di carattere. Cioè uno dice, cavolo, quella chitarra è versatilissima, ci suono tutto, non fa niente benissimo. Ora, in realtà io questa chitarra l'ho scelta esattamente per questo motivo. Questo è il motivo per cui l'ho scelta. Il pickup al manico non è il solito single coil, è un P90, il che mi permette di avere lui e i suoni miscelati che sono super personali. Questa è la chiave di sta chitarra. Non è tanto il discorso della comodità che c'è su tutte le Pacifica, dei suoni che puoi ottenere al ponte. Questo qua è un pickup che magari trovi anche, non so esattamente, ma puoi trovare magari su altre Pacifica, comunque una Humbucker al ponte lo trovi. Il punto centrale di questo strumento è il P90 al manico, che è il game changer totale della situa, perché ti permette di avere tantissima personalità e riuscire comunque a mantenere una versatilità veramente grande, perché poi alla fine ti trovi una strato con singolo e humbucker. Quindi l'idea è quella, no, di base, cioè la concezione è quella della Stratocaster con due pickup, con dalla tua la costruzione ottima di cui vi parlavo prima, della tipica delle Pacifica, e uno strumento che veramente a livello di versatilità non teme nessuno, ma lo fa con grandissimo, grandissimo carattere. Questa è una cosa rara, molto rara, è una cosa che vi sottolineo grandemente, perché è il motivo per cui l'ho comprata all'epoca, è il motivo per cui ce l'ho ancora in rastrelliera. Cioè, raga, una chitarra a me che un pochetto ne cambio qua e là, se mi dura 7-8 anni, 6-7, adesso comprata nel 2016 credo fosse, 2017, una cosa di questo tipo, insomma, sono tanti anni. Quindi, da questo punto di vista, tanta roba, le diamo di nuovo 8, anche per la versatilità, ma perché si unisce bene al carattere, ed è una cosa insolita, cioè veramente insolita, meriterebbe pure di più per me, ma ne parliamo adesso che arriva il bonus di GasTube. Beh, il bonus di GasTube rappresenta con un voto da 0 a 5 tutto quello che ci siamo detti finora e aggiunge appunto qualcosa di mio personale. Facciamo i conti, me ne sono segnati i voti che ho dato. Abbiamo 7 per l'estetica,
9 per la costruzione, 8 per il suono, 8 per la suonabilità e 8 per la versatilità. Il totale è di ben 40 punti, che è tanta roba, perché il massimo è 50 ovviamente, essendo 5 categorie diverse. C'è il bonus mio. Allora, parto a dirvi un po' di cose mie personali, che un pochino avrete già inteso all'interno di questo video. Allora, è uno strumento che vi consiglio caldamente di provare e, se potete, di acquistare. Perché è uno strumento che ha dalla sua un carattere straordinario, ha dalla sua una versatilità che, unita al carattere, come dicevo prima, è pazzesca. Una suonabilità ottima, una costruzione di alto livello. Cioè, raga, è uno strumento che vi risolve delle situazioni, la potete avere come chitarra principale oppure, in alternativa, anche come chitarra secondaria, la tenete dietro e la usate solo per alcuni brani dove magari volete quella sonorità lì e tutto un po', e in più però vi portate a casa una chitarra dal costo comunque, insomma, di medio prezzo, la definirei lì intorno, ma con caratteristiche ben superiori, perché qua entra anche un discorso di qualità prezzo. Insomma, cosa vi portate a casa con la cifra che costa questa? Siamo ben al di sotto dei 1000 euro, ma ben al di sotto. Vi lascio magari i link in descrizione, però insomma, raga, è uno strumento che per me di bonus si merita 4 punti su 5, perché il 5 su 5 non so se non lo darò mai, ma tendo, insomma, il massimo dei voti, difficile, no, arrivare fino lì. Ma un 4 su 5 in questo caso è tutto che meritato, perché, ripeto, grande versatilità, grande carattere, ottimi suoni, costruzione pazzesca ed è pure figa. Forse a posteriori prenderei un altro colore, giusto per tirare un po' le somme. Spero con questo vi sia piaciuto il video, ma manca il voto finale, che è 45 punti su un totale di 55, considerato anche la possibilità del mio bonus. Va da sé che nella sua fascia di prezzo è un assoluto best buy, e secondo me anche oltre la sua fascia di prezzo. Se cercate una chitarra di questo tipo, super, mega, iper, giga, uber, finito i sinonimi, consigliata. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, datemi tutti i vostri voti e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!